Harry James, Il giro di vite. Un affascinante gentiluomo londinese, un colloquio di lavoro e un'offerta, niente male, di un posto da istruttrice nella villa di famiglia a Bligh, lontana dal caos della City e immersa nel verde della campagna, aprono l'enigmatica vicenda de Il giro di vite. Miles e Flora, due fratelli vittime del destino, due bambini graziosi, educati, a loro agio con le alte aspettative di una società esigente e perbenista come quella vittoriana, vengono affidati alle cure della signorina Giddens. Ad assistere la nuova istruttrice c'è la signora Grose, che di mestiere fa la direttrice di casa, ma per i bambini è più una nonna o una zia, l'unica persona rimasta a voler loro bene dopo la morte del povero Peter Quint, faccendiere della villa, e della signorina Jessel, la più cara tra tutte le precedenti istruttrici. Insomma, un sogno ad occhi aperti per la protagonista Miss Giddens, almeno fino a quando, agli stessi occhi ancora inebriati di meraviglia, non appare, così le sembra, nella penombra del sole che cala, una figura maschile su una delle torri laterali della residenza. Impressione o realtà? Abbaglio mentale o presenza vera? Tanto basta comunque per trascorrere sveglia una notte di tormento, la prima di una lunga serie, mentre giorno dopo giorno un vortice di sospetti e dubbi, timori e speranze trascinano la giovane educatrice alla ricerca di una verità, accattivante e repellente al tempo stesso. Facendo leva sulle proprie capacità d'osservazione e sull'aiuto ingenuo ma leale di Grose, Miss Giddens dovrà, anzi vorrà, oltrepassare i compiti a lei affidati e intraprendere una missione ben più nobile e pericolosa di quanto si aspettasse, dove la posta in gioco non è l'educazione di Miles e Flora, ma la loro stessa vita. In una cornice che ricorda il Decamerone di Boccaccio e con una ghost story dal sapore gotico e assieme moderno, Harry James ha scritto un racconto che esplora quanto sottile sia la linea che divide il passato dal presente, quello che ci ha affascinato ieri da ciò che ci affascina ancora. Un racconto che illustra un passato oscuro che tenta di rovinare un presente migliore e di distruggere il coraggio di chi invece, oggi e ogni giorno, decide di demolire la gabbia stretta e soffocante degli errori di un tempo, propri e altrui.